Passi in questa via di Cesena e tutto sembra normale. La strada è discretamente pulita, anzi, i palazzi sono tutti riverniciati quasi a nuovo. È una via come tante altre. Se non fosse che esattamente 30 giorni fa questa via fosse così. In effetti, se ancora guardi con attenzione qualche segno, nonostante il lavoro pazzesco fatto dai romagnoli, nonostante tutto le tracce si sentono, ma soprattutto le tracce sono rimaste nell'animo e nello spirito delle persone. Qui, in questa via, in questa palazzina, abita la mia amica Katia, che è quella che ha dato il via, per quel che riguarda noi di Accaredia, a una raccolta fondi che ha raccolto più di 13.000 euro, di cui siamo molto contenti, però non è tanto questo di cui voglio parlare, siamo felici che nel nostro piccolo abbiamo dato una mano, ma vi vogliamo raccontare cosa vuol dire vivere un'emergenza vera e come la si può gestire, soprattutto se si impara un pochino a sviluppare un po' di testa, di mentalità, di intelligenza emotiva, che nei momenti difficili fa davvero la differenza. Eccola qua. Ciao Roby. Ciao Katia. Allora, questa è casa tua dopo. Cazzo, dopo un Un mese. mese. Non c'è più Ma niente. come no? C'ho un frigo adesso. Adesso hai il frigo. Da quanto ce l'hai il frigo? Prestato, da 4 giorni. Te l'hanno prestato. Sì. La cucina non c'è più. Non c'è più niente. Non c'è più niente. E sei bella che ridi, ma. Senti, fin Capito. dove arrivava l'acqua? Sono Fino i lì, qua. segni, esatto. Fino a qua. Sono i segni. E quindi scusami. Qui. Qua sotto, Qua andiamo a sotto vedere. soffitto, vai, non c'è Aspetta, la luce. eh. Ah, non c'è la No, luce. ma No, non vi posso dire ancora, a distanza di un mese, l'odore che c'è qui dentro. No, ragazzi, no, guardate, tutto il controsoffitto, cioè questa era tutta piena. Cioè l'acqua è uscita da sotto, è entrata dalla finestra, ha sfondato tutto, si è riempito tutto quanto ed è arrivata fin sopra. A divento tutta quanta la finestra. No, ragazzi. Scusa, Katia, l'acqua arrivava fin qua. Questo qua era tutta. Scusami, questa era tutta la piscina a sto punto. Era tutto Esatto, pieno fin fino al qua? soffitto. Fino al soffitto? Un mese. Guardate qua. Era tutto pieno, gli entrava l'acqua dal balcone lì. Quindi, cioè, non so se ci rendiamo conto. Avete presente quel video che ha girato tutta Italia Piccolo della mamma col Valentino. bambino che teneva in braccio? Era qua, Sì. era il palazzo qui di fianco. Tu sei fortunata perché hai il piano di sopra. Esatto. Quanta gente non vive più qua? Mi dicevi che sei Tre rimasta l'unica, quarti. no? Sì, qua sì, però è Tutto pieno. è stato buttato via. Guardate la cucina, non c'è Ma più anche perché, niente guarda, in che. questo momento non possiamo attaccare niente ai muri, vedi, guarda. Cioè, io tutti i giorni pulisco perché spurga, E qua continua a bellissimo, c'è stato il tuo spurgare. compleanno qualche Sì, giorno fa e le tue amiche ti hanno esatto. dato quindi un pizzico di gioia in questa. Allora, Katia, il vlog in quanto tale, insomma, come vedi, è molto artigianale, fatto col telefonino e così Bellissimo. deve essere. Allora, senti, mi raccontavi delle cose allucinanti. Cioè, qui davanti abbiamo visto le immagini poco fa, ci passava la barca dei Vigili del Sopra Fuoco, gente le che è scappata di casa con la canoa. Ho venuto a prendere coi macchine. gommoni. Loro, i ragazzi proprio qua di fronte, dal tetto con il gommone, poi sono tornati in canoa a salvare il gatto. Allora, io volevo chiederti alcune cose. Cos'è che ti ha colpito di più di tutta questa situazione? Cosa ti porti a casa a distanza di tempo? Il senso di impotenza grande nella notte dell'evento, Perché poi perché di notte è ancora peggio, deve essere, no? C'è sì, nel impoverirò buio. senza la luce, eccetera. Il grande senso di impotenza per poter aiutare gli altri. Io ero comunque su, quindi ero lucida e mantenevo la lucidità sul fatto che sarei andata al piano di sopra. Non poter aiutare chi era veramente in difficoltà e che vedevo che nel panico non Perché tu riusciva a gestirsi. dici, io mi sono subito reso conto che alla peggio vado Esatto. su e ciao, cioè salvarmi mi salvo, no? Sono
E invece dice la maggior parte della gente è andata nel Panico panico totale. Ma e... c'era della gente anche l'altra sera, la mia amica diceva, io mi sono ritrovata a camminare nell'acqua senza rendermi conto del pericolo perché continuava a crescere l'acqua e a portare via le persone e io non mi stavo rendendo conto. Cioè... Sì, perché poi mi diceva che è stato talmente veloce, sì, talmente improvviso, che nel giro di un attimo l'acqua era alle ginocchia, no? Sì, no, alle ginocchia, dalla vita alle spalle nel giro di 2 minuti e mezzo, quindi... E poi l'acqua è tanto potente. Quindi non rendersi neanche conto del fatto che comunque le porte non si aprivano, perché spingere le porte con l'acqua dietro non è semplice. Senti, una cosa di cui sinceramente io sono molto orgoglioso di te è, mi raccontavi che insomma hai aiutato un sacco di persone e che tutto quello che tu hai imparato ai nostri corsi è venuto fuori e l'hai messo in pratica alla grande. Quindi sì, quanto è importante io, nei momenti io di, sono molto orgogliosa di me. Nei momenti di emergenza riuscire a rimanere nel proprio potere, gestire l'emotività, rimanere lucidi. A cosa ti è servito tutto quello che hai studiato e imparato con noi e che valore ha avuto per te? Allora, io sono molto onesta, come sai, i primi giorni credo di aver applicato ma senza rendermene conto, poi ho avuto il momento del crollo probabilmente, nel momento del crollo anche razionalmente ho cercato di appigliarmi e mi è venuto fuori che fino a lì c'ero arrivata in un qualche modo con quello che tu mi avevi insegnato, non farti gestire ma gestisci l'evento. E questo mi ha in un qualche modo permesso, soprattutto vedendo le persone intorno a me, quindi vedendo tutte le persone alle quali io voglio bene, non erano sconosciuti per me, sono i miei vicini che hanno le chiavi di casa mia, i miei figli, gli amici, le persone con cui condivido tante cose. E lì ho sentito che avevo degli strumenti in più da poter usare e quindi sapere di poter gestire l'evento, sapere che questa cosa sarebbe passata, sapere che se fossi stata lucida mi sarebbe servito, perché comunque non era qualcosa, era più grande di me la parte della natura, ma le mie emozioni, la mia gestione spettava a me e quindi sapevo che l'avrei potuta gestire e che in un qualche modo ne sarei uscita. E questo mi faceva dire, ok, focus su che cosa? Sei a posto, i tuoi figli sono a posto, questo lo gestiamo un pezzo alla volta, gestiamo l'emergenza, poi guardiamo. Non guardavo mai un mese oltre, guardavo un pezzettino alla volta, come gestire quella parte lì. E sapevo che quando mi arrivavano anche le emozioni brutte la sera, chiudevi la porta, il lume di candela, che non era romantico. Certo, non c'era la luce. No. Siamo talmente abituati, è vero, a certe cose, che cioè, l'idea di stare senza frigorifero per 26 giorni o anche proprio senza luce, cioè, è talmente avulsa oramai dalla nostra realtà, cioè, vuol dire, c'è tutto un mondo che vive così, ma per noi oramai certe cose sono così scontate. Sì, sì. Sì, però anche in questa cosa qui alla fine l'ho vissuta aggrappandomi, ancorandomi, non lo so, a tutto quello che so che torna, a tutto quello che di bello che ho vissuto e quindi io so che in un qualche modo sono situazioni che, posto che non mi hanno ammazzato, non hanno ammazzato almeno le persone a me vicine, tutto il resto lo sistemo e l'emozione la sto gestendo. Senti, raccontami una, due, tre storie che ti hanno colpito particolarmente tra le mille mila che sono vissute qua intorno. Molto semplice, i signori dove siamo qui, che poi chi ha visto anche l'altra volta sa che li ho particolarmente a cuore. Lei è una signora che ha 71 anni, trapiantata di polmone. E lui è un signore di 83 anni che pensa che lui tutte le settimane andava a combattere per la pulizia del fiume, tra l'altro. Ed è oggi mi guarda e mi dice, io non ho più niente, ho perso tutto. Tutta la mia vita era lì sotto. Lì sotto, lì. I ragazzi qua, la casa che vedi di fronte, sono Vincenzo e Stella. Lei è una ragazza che è arrivata albanese col gommone. Oggi è la compagna di Vincenzo, che sono due ragazzi meravigliosi, hanno due figlie. E a un certo punto mi ha guardata e mi ha detto, ma io sono tornata a com'è col gommone, non ho costruito niente in questi cazzo di 20 anni. Tu questo appartamento l'hanno comprato e messo a posto loro in 3 anni, nei weekend, con le unghie e con i denti. E mi ha guardato e mi ha detto, io ho finito di pagare la rata della cucina 2 mesi fa, mi ha detto. Allora ragazzi, perché poi le vedi in TV, no? Ma quando vieni qua, sono le piccole cose in effetti che fanno effetto, no? E devo dire, uno, sono molto orgoglioso del fatto che abbiamo fatto questa raccolta fondi, non è un granché, però 13.000 euro che sono stati, credo, oggi, vero, ti sì, consegnano, quindi vengono consegnati oggi a Katia, che ha il compito di trasformarli in frigoriferi, lavatrici, in vestiti per i bambini, cioè in questa via che è stata una delle più proprio colpite d'Italia, no? Di tutta la Romagna in questa alluvione.
Senti, una cosa, la reazione della gente. I romagnoli fantastici. Ah, ok. Abbiamo due reazioni. Fantastici. Io te le racconto tutte e due. Romagnoli, ragazzi, noi la mattina dopo eravamo con i badili e senza sosta abbiamo iniziato a pulire tutti a casa di tutti, cioè nel senso che non c'era mio o tuo, c'era dividiamo tutto, condividiamo, puliamo, ci mettiamo a posto. E poi dalla prima sera abbiamo iniziato a trovare bottiglie galleggianti, quindi le abbiamo lavate e abbiamo detto sti cazzi, perché alla fine dobbiamo gestirla e la gestiamo bene. Sì, che veramente, cioè, trovavate le bottiglie di vino nel fango, le aprivate, sì, ve le bevevate mentre lavoravate, sì, bellissimo. Sì. Sì, qualcuno ha detto, ah, ma avete il tempo di farvi selfie. Uno, ci serviva avere la foto sempre in mano perché dovevamo testimoniare anche tutte le cose che abbiamo perso. Perché voi sapete, siamo usciti da un fango, quello fisico, ma quello burocratico oggi è quasi peggio. Anzi, senza quasi, è adesso molto ne parliamo, peggio. Adesso ne parliamo. Però detto questo, io mi sono ritrovata a conoscere delle persone che prima non avevo idea di chi fosse in casa mia, che non solo mi facevano ridere, ma mi svuotavano casa e si sono fatti un mazzo tanto, così come ho fatto sì, io. Sì, mi raccontavi di ragazzi sconosciuti che arrivavano e sì, lavoravano magari per 8 ore a casa tua, spalando, sì, più e meglio che fosse casa loro. Assolutamente sì. Con uno spirito straordinario. E ti ringraziavano, e ci ringraziavano. Cantando Romagna mia. Romagna, Romagna mia. Quindi da un lato la gente che ha risposto benissimo, si è unita, solidarietà, beh, tutti a dare una mano. Senza i volontari saremmo ancora qui, Roberto, perché noi... Esatto, infatti arrivava a questo. La gente ha fatto il suo. La politica e le istituzioni? Com'è che era a scuola NC? Non lo so, io che la protezione civile è arrivata dopo giorni? Sì, dopo parecchi giorni. Allora... Politici... Io ho visto... Chiacchiere, tutto chiacchiere distintivo. Allora, per adesso diciamo che tutto chiacchiere distintivo e soprattutto stiamo cercando di interpretare, perché è l'ufficio complicazioni affari semplici, sembrano. Eppure nel 2023 con esperienze, perché sai, non è... La pandemia è arrivata, nessuno sapeva come gestire. Però di alluvioni, di terremoti, a distanza di anni, dovrebbero avere una sorta di know-how per poter... Invece si capisce un cazzo. Ogni giorno ci cambiano i moduli e poi però serve la firma di quello... Moduli da compiere. Allora vi dico solo una cosa che mi raccontava. Allora ovviamente c'è il problema e quindi le persone pigliano pompe dell'acqua e puliscono dappertutto, no? Hanno usato tonnellate d'acqua, no? Certo. Cioè ovviamente... E usi l'acqua di casa tua. Avete delle bollette stratosferiche, giusto? Perché anche avete usato la vostra acqua anche per pulire le strade, no? L'acqua di casa. Risultato, gli sono arrivate le bollette da pagare. Non c'è il minimo aiuto e neanche il minimo riconoscimento per quello che è stato fatto, anzi, oltre il danno, la beffa, no? Quindi ti arrivano bollette da 800, 1000 euro di acqua. E io vado! Che tu hai usato per pulire le strade al posto di quello che avrebbe dovuto fare la protezione civile o a fare lo Stato. Cioè, è vergognoso. Se c'è bisogno di soldi per mandare armi da qualche parte del mondo, si trovano subito, in un istante, il decreto viene fatto a tempo di record. Se bisogna salvare una banca famosa, il decreto viene fatto a tempo di record. Sta gente qua... Non tu lo sai che io non so ancora la mia macchina, che cosa posso fare, io ho bisogno di una macchina per lavorare, ma io non so ancora se posso venderla, se posso rottamarla, dopo 2 settimane chiaramente l'assicurazione ne hanno tante, quindi capisco il perito, tutto quello, ma io non so ancora cosa devo fare, se posso o non posso prendere una macchina usata. Capito, perché la macchina ce l'aveva qua in strada ed è da buttare cosa via totalmente. Fare? Non lo so, invece però devo dire una cosa, i ragazzi della Croce Rossa, devo dirlo davvero, non si sono risparmiati un secondo e continuano a non risparmiarsi. Di qua, ti faccio un'ultima domanda, come ne esci fuori da qua, da questa situazione? Più forte, più debole, più cosa? Cioè, cosa è cambiato, come ne esci fuori e cosa ti ha lasciato? Allora, cambiata tanto, non so dire bene esattamente come e tanto quanto in che direzione, sicuramente tanto forte, Roby, ho una consapevolezza diversa di 2 cose, uno di me stessa, e 2 delle persone e della piccolezza che in realtà siamo, quando tu mi hai sempre insegnato non puoi avere il controllo sugli altri, il controllo ce l'hai su te stessa. Questo in questa occasione mi ha salvata, e non potevo controllare tutto quello che accadeva intorno, tu sai che io sono un po' una maniaca, ma ho controllato tanto me, e controllando me gli altri mi seguivano, perché era la sicurezza che avevo che ha fatto sì che io gestissi casa dei miei vicini, la mia, quella di amici. Quindi gestire me, controllare me, che è l'unica cosa che posso davvero controllare, mi ha permesso di dare anche fiducia agli altri. Quindi ne esco con una grande consapevolezza e
della mia potenza, ma anche della mia piccolezza, ma mia intendo di tutti quanti, ma anche della forza che messi insieme tutti siamo riusciti a fare, perché noi veramente siamo stati bravissimi, siamo stati bravissimi e ci stiamo supportando ancora oggi, nessuno di noi ha mollato, si sta facendo i fatti suoi. Ieri sera ho sentito una persona che ha detto: io ho perso tutto, ma sto dormendo a casa dei miei suoceri, mi devo preoccupare prima di quelli che non hanno neanche i suoceri. E per me questa è tanta bellissimo roba. Ragazzi, una grande lezione dalle persone, l'ennesima delusione da parte delle istituzioni, permettetemi di dirlo, perché insomma, quello che mi hai raccontato e che vedo qua è vergognoso, e insomma credo che sia l'ora che la gente va incazzata, vero? Noi siamo incazzati, però abbiamo deciso di non essere incazzati e basta. Per cui ieri sera abbiamo fatto una prima riunione di quartiere, ci siamo riuniti, grazie a Dio devo dire siamo in un po' abbastanza cazzuti e quindi non stiamo mollando per niente, e andremo a chiedere, questa sera abbiamo la riunione dove ci sarà il vice sindaco, perché andremo a chiedere non soltanto quello che ci aspetta da un punto di vista materiale che ci hanno tolto, perché ci hanno tolto qualcosa di più, Roby, che è la tranquillità di essere dentro casa nostra. Non dormire per 3 settimane, per quando senti i rumori, risenti le urla delle persone che non potevi aiutare. Quello è un po' di più del divano, il frigorifero, la televisione. E quindi la nostra domanda primaria sarà: che cosa intendo, perché non hanno fatto, perché sono morte 15 persone e quelle non tornano. E l'altra sera c'è stata una festa, io sono stata molto felice del fatto che siano stati ringraziati i volontari. Non ci sono andata però perché non me la sono sentita, perché comunque ringraziamo i volontari che hanno fatto quello che lo Stato non ha fatto, ma 15 persone sono morte e io ai parenti di queste persone non posso dire scusate, vado alla festa, non me la sentivo. E sarà anche, sarebbe allora anche qualcuno che facesse qualche indagine seria su cosa ha generato questo, le responsabilità che ci sono, soldi del PNR che sono stati utilizzati e rimandati indietro, lavori che dovevano essere fatti che non sono stati fatti, i fiumi che non sono stati in nessun modo ripuliti, soldi che sono stati usati per altro, insomma qualcuno dovrebbe rendere conto di tutto questo, ma è tutta un'altra storia. La storia vera è quella delle persone come Katia, che ci insegnano insomma che alla fine dentro di noi c'è una grande forza dentro, ci insegnano che niente è scontato e che dobbiamo essere grati di quello che abbiamo, perché non è detto, vero? La lezione qua è che dall'oggi al domani può succedere qualsiasi cosa. Davvero. Quindi apprezzate quello che avete, amate chi avete intorno, non perdete tempo e insomma lavorate su voi stessi in modo da avere gli strumenti e la forza necessaria se succedesse qualcosa per poter far fronte, perché questa poi è la cosa più importante, alla fine siamo noi responsabili della nostra vita. Katia, sono contento che abbiamo contribuito. Grazie. Sono contento Roberto, di esserti venuto a trovare e ringraziamo davvero tutti quelli che ci hanno dato una mano in questa raccolta. Io aggiornerò poi dopo tutto quello che faremo, perché le situazioni cambiano in continuazione. Quindi oggi dico prendiamo il frigo a Renzo e Gerda, ma domani hanno bisogno di. Sappiamo che i soldi sono in buone mani, meglio darli a te che darli alle fantomatiche associazioni. Che più grandi sono, più non sai dove vanno a finire. Quindi grande fiducia in Katia. Sono pochi soldi, ma se sfruttati bene possono dare dei buoni risultati. Li guarderemo insieme. E per questa puntata del mio vlog, un po' più triste e riflessiva del solito, è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao Roby, allora sono a Roma per lavoro, ma ci tenevo a farti un piccolo aggiornamento, perché anche se sembra che a Cesena sia tutto a posto e abbiamo ricostruito tutto, in realtà non è così, ma un pezzettino alla volta stiamo ricostruendo, e grazie ai soldi che hai raccolto tu insieme a tutti i partecipanti di HRD, volevo dirvi che Stella e Vince hanno il loro piano cottura, per cui quando monteranno la cucina avremo modo di andare a mangiare da loro. E con Loredana invece stiamo ancora guardando, perché dobbiamo fare la perizia prima di tutto, quindi credo che pagheremo quella. Io ancora non lo so perché abbiamo ancora la casa sgarrupata, però anche lì. Quindi ho diviso la somma per un po' di persone e appena avremo la possibilità faremo il video anche con tutti loro. Sono ancora momenti un po' concitati, non ve lo nascondo, perché stiamo lottando con la burocrazia veramente tanto tanto tanto. E al momento l'unica cosa che ci ha dato lo Stato sono 30 euro a persona per fare la spesa per componente familiare, quindi vabbè, comunque niente, queste sono un pochino le info. Vi aggiornerò al più presto, i soldini sono ancora lì, non li abbiamo ancora utilizzati, ma perché le case davvero ancora non sono praticabili. Un bacio e grazie a tutti e a prestissimo.